Un cordiale saluto a tutti gli amici campanari. Campanaro 80 è in visita per la seconda volta a questo campanile. Siamo, se vi ricordate, in uno dei miei video a Bagnara, in provincia di Benevento. Ora sono venuto qui perché queste campane cominciavano a dare segno di squilibrio. Guardate, sto, secondo il consiglio di Davide di Campanaro 67, mettendo tesa la catena della seconda campana. Un tecnico una volta incominciò a dire delle fesserie, ovvero fesserie che forse possono essere vere, possono essere fasulle, e io, mentre lui parlava, io registrai quello che diceva. Eccola qua. E ascoltiamone cosa disse. Ecco, sentiamo cosa dice. È questo qua. Sentite che dice. Mettendola a lenta, e spazi di riduttore. Questo è quello che disse lui, che se metti la catena lenta può anche essere, però io ora devo attesare la corda e poi facciamo la prova a distesa. Ci vediamo. Siamo davanti al quadro di distribuzione e adesso facciamo la prova della campana a distesa l'interessata. La vedo troppo tesa, non vorrei che si parta via il motore. Come suono? Non male, a fra poco. Abbiamo San Biagio esposto perché fra poco qui è festa di San Biagio, una piccola parrocchietta comunque. Come dicevo, da sopra il matroneo, questa è la maestosa statua di San Biagio che verrà portata in processione. Come sempre la devozione popolare fa anche questo comunque. Il matroneo, questa è la Gesù sacramentale, il Cristo morto. Qui abbiamo gli abiti sacri, la Madonna Assunta. Non sono le campane del campanile. Questa è dedicata a Giacomo Carion,
per dire che la Giacatà si colpisce ancora. Giacomo, arrivederci. Cari amici del canale di YouTube, in questa stessa giornata di martedì 30 gennaio 2013 mi trovo a Chianche nella chiesa di San Felice perché questo computer era stato programmato male. Alcuni suoni non esistevano e quindi ho riprogrammato il computer. Ci troviamo, secondo il computer, nel giorno tipo 1, settimana tipo 2, alle 12 suona la melodia numero 16, l'Angelus, e alle 18. Guardate, adesso sta suonando il suono dell'orologio, le 11:45. Qui sono soltanto due campane e adesso andremo sul campanile per vedere un po' lo stato delle catene, dei martelli. Va bene? Questo è dedicato a Giacomo Carion, ognuno al suo. Siamo sulla cella campanaria, sono le ore 12 e a breve suonerà i 12 rintocchi dell'orologio che suona con la prima campana e poi abbiamo la seconda campana. Qui abbiamo il quadro di distribuzione e attendiamo il suono dell'orologio. È inutile che siamo. Questa campana forse è inceppata a mezzo slancio, dopo la proviamo e vediamo come va. A breve suonerà l'orologio, quindi. Come dicevo io, mezzo slancio. Facciamo partire la seconda.
Siamo all'esterno, qui è il campanile, abbiamo fatto una prova e adesso ho rimesso la campana per vedere come funziona. Siamo alla quarta manutenzione della giornata del 30 di gennaio e adesso mi trovo a Montesarchio nella Chiesa della Trinità per sostituire alcuni orari e alcuni suoni. Sirio 12, ditta di manutenzione SAI Estriano Napoli. 1, 2 e 3. Giorni tipo festivo solenne Natale, festivo 2, Solenne Natale, Monì. Allora, guardate, vi faccio capire un poco com'è la storia. Campane 1-2, uno potrà dire cosa sono. Prima e seconda campana a distesa, ora d'inizio alle 8, B2 sarebbe il programma, la durata 00:02:00, allora sono 2 minuti, L1 cancella e L3 copia. Poi abbiamo il prossimo suono. 8 e 15,
L'Odi 18 è uno scampanio di 50 secondi delle due campane. Ore 12, l'Angelus. 17, bene. Voglio controllare una cosa, le quattro suoni del giorno. L'Odi 16, l'Odi 16. 1, 2 e 3. Programmazione, giorni di festivo. L'Odi 16. L'Odi 16. Giustamente voi vi domanderete, io vado spedito, purtroppo questo computer lo conosco come le mie tasche, Sirio 12. L'unica cosa di questo computer è che non riesco a capire come mai questo computer non si può comporre un bel suono manuale, c'è bisogno della chiave esterna, la password. Ogni tanto fa titto per dire uè, che cosa combini? Prima qui suonava un Angelus con i tocchi 333. Io ho modificato l'Angelus facendo suonare un Angelus 3, 3 e 4, in quanto a Montesarchio il suono dell'Angelus è il 3, 3 e 4, cioè suona prima 3 rintocchi, poi 3 rintocchi e poi 4 rintocchi. Purtroppo si è a Montesarchio e così manteniamo la tradizione campanaria di Montesarchio. Non è bello fare che chi suona un Angelus e chi ne suona un altro. Non ce ne sono più. Oh, calma, calma. Capodanno, Epifania, l'Epifania, Festa del Lavoro, Vigilia Assunzione, Festivo Normale, Tutti i Santi 3, Immacolata, Solenne Natale, San Silvestro, Giorno dei Morti, Candelora e non ce ne sono più, va bene? Modifica feste pasquali, Domenica delle Palme, Sabato delle Palme, Domenica delle Palme, Lunedì Santo, Martedì Santo, Mercoledì Santo, Giovedì Santo, Venerdì Santo, addirittura pure Venerdì Santo, quando è Venerdì Santo, Pasqua, normale, Lunedì dell'Angelo, Ascensione, Mercoledì, Giovedì, Venerdì Santo, Domenica, Sabato di Pentecoste, Lunedì Pentecoste, Corpus Domini, domenica, mercoledì delle cene. Ma è interessante questo computer. Non è come quello mio, di Sant'Agata, comunque. Ok. L'Odi 16,
calmati, calmati, che io non discuto nell'occhio. Ok. Suoni del giorno, mettiamo 25, 12, 13 per vedere che suoni. 7, 8, 8 e 15, 8 e 28, 10, 10 e 15, 10 e 28, 12, 12 e 01, 17, 17 e 15, 17 e 28. Ok. Qui abbiamo due campane a slancio, vedete? Allora, qui è molto semplice questo computer. Angelus F1, scampanio, ha morto, tocchi della prima campana, a festa le due distese, la seconda distesa. A1 per disabilitare i suoni programmati e A2 per disabilitare il suono dell'orologio. Partenze manuali delle distese, i tocchi delle due campane. È molto semplice. Bene, la giornata è terminata, sono le 18:13 del 30 di gennaio e Campanaro 80 si ritira nella sua casa dopo, possiamo dire, una giornata di trafatia, come l'Inna Sant'Agata. Va bene, arrivederci a tutti. Alla fine di tutto voglio salutare un mio nuovo, come dire, un nuovo ammiratore che mi ha aggiunto da poco sul canale di YouTube e di Facebook, Filippo. Questo è dedicato a te. Saluto tutti. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, un ultimo saluto va ancora a Giacomo Cario, ad Alfonso Feola e ai due Lorenzo, Lorenzo Fiore e Lorenzo Lattanzi. Ci rivediamo presto per andare a suonare a San Silvestro. E Giacomo Ciroli e Roberto Di Buccio. Ok? Poi, se ho dimenticato altri, mi perdonate. Buona serata a tutti.